Allora, salve cari amici, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, vorrei fare un video improvvisato per il popolo. Allora, viviamo in un periodo storico molto particolare. Praticamente noi dobbiamo cercare un attimino di capire che quello che sta succedendo nel mondo è epocale. È che ormai il nuovo ordine mondiale si trova già servito, è già sulla tavola, è già apparecchiato. È questione di tempo, di molto poco tempo, che questo ordine sarà pronto. Non dimentichiamo che questo nuovo ordine mondiale deve essere concretizzato entro il 2030. Vorrei sottolineare il termine entro. Entro non significa il 2030, ma entro, cioè prima lo si fa e meglio è. In questo nuovo ordine mondiale saranno tolte tutte quante le libertà che l'individuo possiede, tutte. Fateci caso un po' quello che sta succedendo almeno nelle grandi metropolis qui in Italia. Praticamente stanno restringendo tutte quante le strade con la scusa di fare delle pseudo piste ciclabili, cioè praticamente non si può più circolare, stanno chiudendo tutto. Già hanno detto che vogliono togliere le macchine. Addirittura fra 3 anni si dovrà decidere se la stessa Nissan resta in piedi oppure va in collasso economico. La crisi economica è talmente elevata che molto presto diventerà insostenibile campare. Nelle Americhe, negli Stati Uniti di America, praticamente i prezzi sono insostenibili. Qui in Europa e non solo, il consumo energetico è raddoppiato, il 100% in più, tant'è che io stesso, no, ho pagato una bolletta che prima pagavo, che ne so, pagavo 10, ipotesi, adesso letteralmente ho pagato quasi 21. Quindi una cosa incredibile, quello che sta succedendo. Quindi noi dobbiamo prendere coscienza che molto presto il mondo sarà un mondo socialista, comunista, imperialista, dittatore, dittatoriale, fascista, non lo so, non è perché vado contro il comunismo, tanto ammazza su tutta una razza. La dittatura è in arrivo. Questo perché, siccome ci troviamo all'orlo del ai bordi del rapimento della Chiesa, inoltre il grande giorno del Signore, l'Apocalisse, in quel tempo ci sarà la dittatura mondiale. Basta vedere Apocalisse 13, quando il passo dice nero su bianco che agli uomini viene imposto sia di adorare, quindi una unica religione, e viene imposto anche un certo ordine economico, dove ti viene imposto di prendere un marchio, quindi c'è una vera e propria dittatura, ragion per cui se la Chiesa sta per essere tolta, certamente tutto questo noi lo dobbiamo vedere. Così è scritto in Luca 21, non mi ricordo se è il verso 36, quando voi inizierete a vedere queste cose, alzate gli occhi al cielo perché la vostra redenzione è vicina. Quindi la Chiesa inizierà a vedere queste cose e le sta vedendo. Diciamo che da un paio di anni, barra tre a questa parte, è iniziata l'escalation, ovvero è iniziato a concretizzarsi quello che poi si è sempre concretizzato nei millenni, ma in senso, in maniera locale, oggi invece è mondiale. Ovvero chi è chi? Chi è chi? Quindi adesso si vedrà veramente quali sono i veri cristiani da quelli che invece sono i cristiani nominali, viceversa, quali sono i veri cristiani da quelli che sono i falsi cristiani. E già lo stiamo vedendo.
quando arriva la persecuzione, il cristiano che è di sana dottrina, ma è nominale, cioè sta lì per scaldare la panca, è il primo a scappare. Mentre invece, quando c'è la prova, la persecuzione e quant'altro, è lì che si vede chi veramente ha la fede e chi invece ha l'apparenza, chi veramente ha l'olio e chi ha solo la lampada, cioè la parola. E basta. La parola senza l'olio non fa luce. E si vedrà anche chi è vero cristiano da chi è un falso cristiano. Infatti oggi noi stiamo vedendo che molti, ma proprio tantissimi, sia nel web, nella rete che nella vita, li vediamo, a un certo punto hanno abbandonato Cristo per seguire l'uomo, le dottrine degli uomini. Non vi stupite di questo, è normale, dovevano uscire fuori allo scoperto, rallegratevi. Rallegratevi, andiamo avanti per la nostra strada e facciamo l'opera di Cristo. Qualunque essa sia, facciamo attenzione che sia l'opera di Cristo. Perché? Perché stanno uscendo fuori adesso e sarà sempre vie più. Adesso si vedrà chi veramente è di Cristo e chi no, chi ha la lampada e l'olio o chi ha solo la lampada o addirittura chi, appunto come i falsi cristiani, non hanno neanche la lampada. Quindi una persona può avere la lampada senza l'olio, ma i falsi cristiani non hanno neanche la lampada, perché hanno un'altra parola, possono avere la parola della religione cattolica, dei padri della Chiesa, dei testimoni di Genova, degli avventisti, e migliaia di altri movimenti che non hanno Cristo, che rinnegano i valdesi che sposano gli omosessuali e chi più ne ha più, iniziarono bene, tanto di cappello quando iniziarono, 1000 anni fa, ma adesso sono diventati come i cattolici, i luterani, i calvinisti, tutta sta gente qua. Ma lasciamoli perdere, per carità. E quindi sei un falso credente, un falso cristiano. Quindi non hai neanche la parola. Ma poi attenzione che dentro al cristianesimo puoi avere la parola, ma devi avere anche l'olio. Quindi adesso si andrà a definire chi è chi, chi è chi, chi è chi. E quindi dobbiamo rimanere attaccati al Signore, mai come oggi. Attaccati a questa fedele parola, attaccati all'Evangelo di Gesù Cristo. E concludo con ricordare al popolo che cos'è l'Evangelo di Gesù Cristo. Certamente, come scritto in Marco capitolo 1, verso 1, dice principio dell'Evangelo di Gesù Cristo e poi parla di Giovanni il Battista. Quindi il Vangelo di Gesù Cristo comincia con Giovanni il Battista. Quindi come discorso, quando ti viene chiesto che cos'è l'Evangelo, ma si può rispondere, non c'è un solo modo per rispondere, ma non dobbiamo perdere l'obiettivo della grande verità dell'Evangelo di Gesù Cristo, perché l'Evangelo di Gesù Cristo è la buona novella. La buona novella è una buona novella, è una novella, è una parola, è una buona parola, è Cristo, Cristo è la parola. Quindi l'Evangelo di Gesù Cristo è la parola. E la parola di Gesù Cristo si trova in tutti e 66 i libri che costituiscono la parola di Cristo che lui stesso ci ha lasciato. E quindi dobbiamo predicare tutti e 66 libri. Vi faccio due esempi. L'Apocalisse è Evangelo di Gesù Cristo? Certamente, anche perché sta nel Nuovo Testamento. Bene. I libri profetici minori, che sono 12, contengono molta più Apocalisse profetica che lo stesso libro dell'Apocalisse. Quindi anche quelli sono Vangelo di Gesù Cristo dal momento in cui profetizzano la stessa Apocalisse. E
e complementano la stessa Apocalisse. E io non posso predicare e insegnare l'Apocalisse omettendo il libro di Daniele più i 12 profeti minori. Secondo esempio, quando il Nuovo Testamento ti presenta la legge da seguire, dove sta questa legge? Il Nuovo Testamento, già detto, ma questo pochi lo comprendono, di per sé non ha legge, ma la legge la prende nell'Antico Testamento. Non rubare, non furare, non rubare, non adulterare, non fornicare, non bestemmiare, non idolatrare, onorare padre, onorare madre, ama il tuo prossimo come te stesso, non farti tatuaggi. Sii santo, appartati dal male. Tutte queste cose non nascono nel Nuovo Testamento, ma già si trovavano nell'Antico Testamento e complementano il Nuovo Testamento. Quindi quando io vado a cercare la legge, non per giustificazione, ma per metterla in pratica, perché io non sono giustificato per le opere della legge, ma per la grazia di Gesù Cristo, e in virtù di questa giustificazione, Romani 5:1, io vivo la mia fede e vivo la mia fede mettendo in pratica i precetti e i comandamenti del Signore, santificandomi. E questa legge io la trovo nell'Antico Testamento. Quindi io per vivere il Nuovo Testamento devo capire e prendere e camminare in ciò che è scritto anche nell'Antico Testamento. Quindi che cos'è l'Evangelo di Gesù Cristo? L'Evangelo di Gesù Cristo è la parola fatta carne che ha abitato un tempo fra di noi e che appunto avendoci lasciata la sua parola e confermando già la parola data in precedenza, prima dell'incarnazione, che va da Genesi a Malachia, l'Evangelo di Gesù Cristo è la parola di Dio che va dalla Genesi all'Apocalisse. Quindi a quelli che vanno sempre i dindirindini, faccio un esempio, a puntare il dito sugli altri che non sanno, secondo loro, non saprebbero rispondere su cosa è e cosa non è il Vangelo di Gesù Cristo, come mai voi non predicate l'Apocalisse? Come mai voi non predicate Daniele? Come mai voi non allertate il popolo? Come mai voi non dite che tutto si sta preparando? Perché voi, già l'avete detto, vi ho sentito io, pensate che il ritorno di Cristo non sia imminente, ma manchi una vita. Ma molto presto la Chiesa sarà tolta, la Chiesa sarà rapita, molto presto, è questione di tempo. E adesso si vedrà chi è di Cristo, chi non è di Cristo, chi è un falso credente seguendo dottrine gnostiche, umane, patristica, cattolicesimo, luteranesimo, calvinista, testimoni di Genova, testimoni di Orazio Vennacchione e chi più ne ha più ne metta. Il fondamento, uno dei tanti fondamenti che si trova nella parola di Dio, c'è cioè un solo fondamento che è Gesù Cristo. Ma uno dei tanti oggetti principali è proprio il discorso profetico, 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 profetico. Non dobbiamo omettere la profezia e dobbiamo insegnare la profezia al popolo. La persona carnale ti vorrà fermare, ti vorrà dire: ma lascia perdere, pensa ad altro, fai il sermoncino, fai questo, fai quest'altro. Ometti le profezie, nessuno sa quando torna il Signore. E allora perché il Signore ci ha detto riguardate in alto quando voi vedrete queste cose? Voi chi? Voi chi? La generazione presente in quel momento o 200 generazioni dopo? Non vi scandalizziate per l'incendio. Questo è scritto in Seconda Pietro, lo vado a prendere. Seconda Pietro. Allora,
No, è prima Pietro, ho sbagliato. Prima Pietro 4:12. Lo leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo di voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi, rallegrati quando vieni perseguitato, rallegrati se ti rubano un video. Non andare dai carabinieri a denunciare le persone perché ti hanno rubato il tuo video, perché ti hanno rubato il tuo cantico, perché ti hanno rubato il tuo CD, perché stanno rubando col copyright. No, tesoro mio, non funziona così nella legge di Dio. No, non andare dalle forze dell'ordine a denunciarli, rallegrati. Allegrati, e se ti tolgono il tuo manto, dagli anche il resto. E se ti dicono di camminare un miglio, cammina due con queste persone. No, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Tu sei un cristiano, non ce l'hai il copyright, tesoro. Il mondo c'ha il copyright e bisogna rispettarlo. I cristiani il copyright non ce l'hanno. Tesoro mio, e se tu dici stai rubando a Dio col copyright, io ti dico a te, tu stai rubando al popolo di Dio imponendo il copyright e dovrai rendere conto a Dio. Rallegrati quando partecipate alle sofferenze di Cristo, quando vieni vituperato, quando vieni perseguitato, quando vieni calunniato, quando vieni infangato e se ti dicono delle menzogne, rallegrati, non andare dalle forze dell'ordine a dire ti minaccio. Ti denuncio, no, tesoro mio, no, gli apostoli Gesù Cristo non ha denunciato nessuno, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Se siete insultati, verso 14, non dice vallo a denunciare dalle forze dell'ordine. No, guarda quello che dice. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Non essere carnale. Perché anche in queste cose si vede chi è di Cristo e chi no. Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa in voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, ladro, malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Il termine ladro, se tu fai un lavoro e non permetti al popolo di usufruirne, tu sei un ladro, perché tu non hai fatto niente. Tu che cosa hai fatto? Sei un predicatore e chi ti ha insegnato a predicare capra gnostica? Sei un dottore e chi ti ha dato il cervello capra gnostica? Sei un musicista e chi ti ha dato le capacità di suonare capra gnostica? Sei un cantante e chi ti ha dato l'abilità per poter cantare? Sei bravo, sei un bravo oratore, grazie a chi? Grazie a te che sei gnostico? Tu non hai niente. Tu non hai niente. Tu, io, noi non abbiamo niente. Tutto è mio, dice il Signore, e me lo ha detto pochi minuti, mezz'ora fa, un'ora fa. Tutto è mio. Ed è scritto nella parola di Dio che soprattutto quando Dio dice tutto è mio, si riferisce agli uomini. Tu non hai fatto niente per il Signore. Tutto quello che noi facciamo sono le opere che Lui ha già preparato. Efesi capitolo 2. Non rubare al popolo, non rubare al popolo nel nome del copyright, perché i ladri non erederanno il regno di Dio. Molto presto la Chiesa sarà rapita, perché ti ricordo e ti insegno che la Chiesa non sta, non sta, non sta, non sta, non sta aspettando la venuta di Cristo. Questo lo aspettano i gnostici, i post-tribolazionisti, i falsi. Noi non aspettiamo la venuta di Cristo, noi aspettiamo il rapimento della Chiesa per poi venire con Cristo nella sua seconda venuta. Dio ti benedica. Parole concise ma importanti. Si sta definendo. E si definirà sempre di più chi è di Cristo e chi non è di Cristo. La persecuzione, le prove aumenteranno
sia a livello personale, sia nella Chiesa, sia nel mondo, sia ovunque. Dio vi benedica. Con voi, come sempre, Alessio Evangelisti. A chi non piace questo canale può andare oltre. Shalom.